Rieccoci qua per parlare di politica, di affari sporchi e di relazioni sporche dei politici con i corruttori, i delinquenti che sono in galera o presunti tali. Oggi parliamo di Claudio Scajola, che come saprete è ministro in carica, ricopre il Dicastero dello Sviluppo Economico proprio suo personale e dei suoi familiari, evidentemente, perché nel mirino della maxi inchiesta in corso a Perugia è finito un appartamento che Anemone gli ha in parte regalato, in sostanza appartamento prestigioso nel centro di Roma che si affaccia sul Colosseo, compravendita avvenuta nel 2004, ossia quando Scajola era ministro del governo Berlusconi all'attuazione del programma, e per cui ci sono due aspetti inquietanti di tutta la vicenda, che però va un attimino ordinata perché c'è molto caos sui giornali. Intanto, chi è Claudio Scajola? Claudio Scajola è un politico di lungo corso di Forza Italia che nel 95, prima di candidarsi con Berlusconi, definiva fascistelli quelli di Alleanza Nazionale, poi però ha scelto di aderire al loro partito. È figlio d'arte perché suo padre fu sindaco a Imperia, in Liguria, un sindaco peraltro che fu costretto a dimettersi per vicende che non vi sto a raccontare. Claudio Scajola ha fatto quasi 2 mesi e mezzo di galera nell'ambito di una inchiesta che riguarda le infiltrazioni mafiose che volevano appunto impossessarsi del controllo del casinò di Sanremo. Ebbene, Scajola all'epoca, nell'83, si incontrò assieme al sindaco di Sanremo con il conte Borletti in Svizzera, conte Borletti che voleva entrare così in controllo, in partecipazione a controllare insomma questi casinò, e Scajola per il disturbo e per l'impegno politico locale aveva chiesto 50 milioni di risarcimento, poi però uscì assolto da questa vicenda semplicemente perché l'accusa non riuscì a dimostrare che Scajola chiese questi soldi per se stesso anziché per il partito. Qui parliamo dell'83, la vicenda successa, il partito Forza Italia arriva negli anni 90, 95, quando appunto Scajola entra a farne parte e viene eletto deputato. Nel 2001 la sua grande vetrina lo vede come ministro dell'interno, titolare del Viminale, ha a che fare con il G8 di Genova, tormentato nella sua regione, la Liguria, G8 di cui sappiamo molto e molto poco per certi aspetti. Una dichiarazione gravissima di Scajola durante quel periodo fu che fui costretto a dare ordine di sparare se avessero sfondato la zona rossa, sparare i poliziotti e i No Global, una dichiarazione gravissima che poi fu costretto a ritrattare. Scajola fece parlare di sé anche nel 2002 per il cosiddetto volo ad personam presentato dall'Alitalia, alle spalle nostre, Roma Albenga. Albenga è a 30 km dalla sua Imperia, per cui per lui era comodo, no, tornare da Roma con un volo ad personam, un volo che ha al massimo avuto 18 passeggeri e che è stato più volte istituito, sottratto e ripristinato in funzione delle cariche che Scajola ha ricoperto nel corso degli anni, e per buona parte appunto da ministro, e quindi il volo a carico nostro Roma Albenga è durato per anni e credo duri ancora tuttora. Ebbene, sempre in quell'anno, nel 2002, Scajola si rese protagonista di un'uscita infelice per l'assassinio di Marco Biagi, saprete il consulente del welfare, consulente di governo in materie e tematiche di lavoro, che fu assassinato barbaramente sotto casa a Bologna da un gruppo di sicari dopo che si era lamentato, diceva: ma avete tolto la scorta. Ebbene, Scajola tolse la scorta a Biagi, Biagi fu ucciso e si sentì dare pure del rompicoglioni, che invece voleva soltanto il rinnovo della consulenza, parole di Scajola che fece lo scalpore che non commentiamo, proprio per pietà nei confronti a questo punto della decenza. Ebbene, arriviamo ai giorni nostri in cui Scajola viene rinominato ministro per l'ennesima volta, questa volta appunto allo sviluppo economico proprio, abbiamo già detto. Quindi nel 2004, siccome i magistrati stanno indagando, no, in quel periodo stanno ricostruendo tutti i tasselli delle corrutele che riguardavano in parte i personaggi che ricoprivano cariche dentro Palazzo Chigi, i Balducci come presidente del Consiglio dei Lavori Pubblici a Palazzo Chigi, piuttosto che della Giovan Paola, piuttosto che di Anemone in qualità di imprenditore, che era appunto l'assopigliatutto di questi appalti che venivano assegnati senza gara da Palazzo Chigi e dai suoi funzionari. Quindi in questo rapporto Anemone pagava di ritorno auto, puttane, appartamenti evidentemente, e quindi tra le centinaia, per non dire forse migliaia di favori, visto che
La procura ha portato alla luce qualcosa come 240 conti correnti, spiccati e chiusi, che riguardano le società di Diego Anemone, che si era anche impegnato nel corso degli anni ad assumere i figli e i nipoti di, aveva assunto anche un amico, un nipote, credo, del presidente della RAI, Masi, in una delle sue società. Insomma, in questo contesto, insomma, si sta cercando di capire e di trovare la chiave di volta per costruire tutto il mosaico delle corrutele. C'è da dire che questa vicenda dell'appartamento di Scajola è soltanto un piccolo tassello che non riguarda soltanto Scajola, ma nel mirino ci sono anche altre tre compravendite di appartamenti, due dei quali riguardano il generale della Guardia di Finanza Francesco Pitorru, appartamento per lui e della figlia Claudia, rispettivamente i 285.000 e i 520.000 euro, e poi c'era anche un appartamento di Lorenzo Balducci, che appunto era presidente del Consiglio Nazionale Lavori Pubblici a Palazzo Chigi, per un valore di 435.000 euro. Quindi quattro transazioni, quattro compravendite, una di queste riguarda Scajola. Ebbene, cosa è successo? Successe che Scajola voleva comprare casa a Roma. Interpellò Anemone, gli disse: senti, trovami casa. Anemone era già impegnato in mille cose. Cosa fa? Nomina una sua tasca, un suo referente che è in carica, insomma, questo architetto che si chiama Zampolini, un architetto romano molto noto che ha avuto molti lavori anche commissionati dal Vaticano e che ha tra l'altro diretto i lavori di ristrutturazione della biblioteca della Camera, quindi era già uno molto inserito. Ebbene, Zampolini conosce, c'è da dire, Anemone nel 2003 su presentazione di Balducci, quindi è un suo architetto che già conosceva nel 2004 da circa un anno. Bene, lo incarica, gli dice: trova un appartamento a Scajola che me lo ha chiesto. Zampolini si impegna, trova questo appartamento in vendita che si affaccia al Colosseo, gli dice: ti va bene, ministro? Sì, sì, va benissimo, al Colosseo, ok, fai tu che, insomma, che poi arrivo io e faccio la compravendita. Ebbene, c'è il primo incontro con le proprietarie, sono due sorelle, si chiamano Papa, che vendono questo appartamento, incontrano il ministro gli consegna 200.000 euro così, sull'unghia, come anticipo, senza firmare nulla, e dirà: poi ci vedremo dal notaio e formalizzeremo il rogito e formalizzeremo la compravendita. Incontro che avviene da questo notaio, durante il quale le sorelle Papa si vedono consegnare 900.000 euro in assegni circolari emessi dalla Deutsche Bank. Sono 80 assegni di 11.250 euro cambiati alla Deutsche Bank, nella quale si era recato Zampolini con una valigetta con dentro 900.000 euro in contanti, chiedendo appunto di farseli cambiare. Vi chiederete: perché 80 assegni da 11.250 euro? Perché le banche sono tenute per gli assegni circolari a segnalare alla Guardia di Finanza transazioni di denaro superiori ai 12.500 euro. Quindi 11.250 erano in teoria una cifra che non destava sospetti, se non che nella Deutsche Bank, evidentemente essendo una banca a tradizione tedesca, evidentemente avendo direttori e funzionari di mentalità tedesca, quindi meno corruttibili dell'Italia, si sono comunque lasciati insospettire da un tale che entra con una cifra così e chiede 80 assegni. E allora evidentemente l'hanno segnalata a chi di dovere, alla Guardia di Finanza piuttosto che all'ABI, insomma, questo movimento di denaro. E da lì, appunto, e anche grazie a questa segnalazione, se oggi i magistrati hanno in mano una prova, perché la segnalazione partì, quindi è una difficoltà in meno per il magistrato di dimostrare eventualmente la corrutela o comunque l'evasione fiscale, perché questi 900.000 euro in assegni che le sorelle Papa hanno riscosso non sono dichiarati nel prezzo dell'appartamento, come non sono dichiarati nemmeno 200.000 euro in anticipo. Quindi 200.000 più 900.000 fa 1.100.000 euro non dichiarati di questo appartamento, pagato 1.700.000 euro, tant'è che nel rogito l'appartamento viene dichiarato pagato 600.000 euro intestato alla figlia di Scajola. Capite? Quindi questi sono atti inconfutabili di fronte ai quali non c'è discussione. Cioè, adesso tocca a Scajola eventualmente, se sarà indagato, se sarà magari inquisito per corruzione, evasione fiscale, piuttosto che per altri reati, dovrà eventualmente spiegare le sue ragioni e far dire le sue difese e dimostrare che non è così. Ci sono questo c'è agli atti. Perciò 1.100.000 euro in nero e 600.000 dichiarati. Ma il punto cos'è? Che questi soldi non sono di
Scajola, cioè i 200.000 euro in contanti che Scajola ha dato alle sorelle Papa sono di provenienza di Anemone, e questo è il dubbio dei magistrati. Anemone li ha dati a Zampolini, Zampolini li ha dati a Scajola, Scajola li ha dati alle sorelle Papa, esattamente come i 900.000 euro che evidentemente Anemone aveva per sé, li ha dati a Zampolini, ha detto vai a farli cambiare così io non risulto e non risulta niente che non sono io, e poi con gli assegni vai da Scajola e così pagherà l'appartamento. Ecco, quindi l'origine sarebbe Anemone. Allora, se qui ci saranno presuntamente dei reati da stabilire e c'è del nero, questo è già un aspetto grave che riguarda il comportamento e la condotta che non ha nulla a che vedere con l'etica della responsabilità di un ministro in carica che è Scajola, c'è da capire la ragione, cioè perché Anemone regala un appartamento in pratica a Scajola? Cosa c'è dietro questo progetto? Ecco, semmai sarà la procura di Perugia o chi per lei o Firenze dovranno stabilire e capire le ragioni per le quali ci fu questa corruzione o comunque questa compravendita illecita presunta tale. Questo è il dato. Poi tutto il resto sono chiacchiere. Quello che poi raccontano i giornali alla fine serve a gettare comunque in confusione quello che raccontano anche i telegiornali. Basterebbe questo per inchiodare Scajola e dire: Scajola ha acquistato l'appartamento in nero con i soldi di Anemone. Ecco, messa così gli italiani si renderebbero conto. Scajola dovrebbe dimettersi. E invece i giornali cosa fanno? Danno spazio alle parole di Scajola. Non mi lascerò intimidire, diceva ieri, tant'è che le home page dei vari quotidiani nazionali la maggior parte scriveva così. E questo è un danno, perché comunque dare voce anche, no, a chi presuntamente ha commesso un illecito è sbagliato. Vada in tribunale a raccontarlo, non ai giornali. E qui il piduismo, è questo il fulcro del piduismo emancipato in Italia. È proprio là il modo che i media hanno di assecondare queste vicende per gettare confusione senza spiegare. Invece bastano questi quattro elementi per capire, un bimbo dell'asilo capisce che c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa di illecito nel comportamento di Anemone nei confronti di Scajola, perché gli regala un appartamento. Speriamo che insomma la procura riesca a chiarirlo e lo vada anche a spiegare. Fatto sta che intanto Scajola si è recato a Villa Grazioli, a Roma, da Berlusconi, a piangere, ha fatto il piagnisteo: presidente, io davvero, se vuole che faccia un passo indietro lo faccio, mi dica, mi dimetto. E Berlusconi: no, ma stai tranquillo che tanto tra una settimana più nessuno si ricorderà nulla, non ti preoccupare, ti esprimo solidarietà, gli dice Berlusconi, un corruttore per eccellenza, uno che ha corrotto tutti i giudici, magistrati, giornalisti e donne, uomini, ha corrotto di tutti, volete che si preoccupi per un appartamento nel centro, ma non ti preoccupare, vedrai che poi tutto si sistemerà, anche perché Scajola, essendo ministro, potrà avvalersi eventualmente del legittimo impedimento, è una opzione che il suo governo lui stesso ha votato, potrà avvalersi di qualche lodo Alfano, potrà avvalersi di qualche prescrizione veloce, potrà avvalersi di qualche altro cavillo, no? Che potrà creare difficoltà all'accusa, che così non riuscirà magari a dimostrare insomma eventuali illeciti di questo ministro, e quindi in questo caso la magistratura, se avrà queste difficoltà, non potrà questo magistrato o questi magistrati restituire il maltolto alla collettività, maltolto eventuale di Scajola, che quindi non ha pagato al fisco comprando in nero 900.000 euro un appartamento davanti al Colosseo. E questo è l'aspetto grave di tutta la vicenda, che andrebbe chiarita così in due minuti sulle televisioni. Allora Scajola si dimetterebbe da solo e scomparirebbe dalla circolazione, andrebbe a dimostrare o a cercare di difendersi per raccontare ai magistrati che lui di illeciti non ne ha commessi. Ecco, e invece siamo di fronte alla solidarietà del capo del governo, piduista, e gli dice: se la prendono con te per attaccare me, lo sai, ma stai tranquillo, vedrai che tra una settimana si sgonfierà tutto. Devi solo tenere duro finché non passa l'onda. Difenditi col coltello, dice Berlusconi a Scajola, difenditi col coltello tra i denti. E queste sono appunto le parole del Partito dell'Amore. E intanto gli italiani se la prendono in quel posto. Per molti la situazione non è chiara, per qualcuno comincia a essere chiaro qualcosa, però non c'è solo l'aspetto, dicevo, presunto dell'illecito, ma è la ragione per la quale Anemone, che è in galera per le corruzioni di cui è implicato,
c'è da capire la ragione per la quale ha regalato un appartamento nel centro di Roma a Scajola. Ecco, io spero che Scajola si dimetta presto, si vergogni e che spero insomma che i colleghi giornalisti che hanno voce sui media più ampi di questo video di internet abbiano, come dire, l'onestà di raccontare, a partire da Minzolini, l'onestà di raccontare questa vicenda scabrosa, schifosa, che riguarda un ministro in carica di un governo pieno di ministri inquisiti, indagati e che è sostenuto da una pletora di parlamentari collusi con la mafia, sui quali pende per esempio sul capo un mandato di cattura della Cassazione per presunta collusione con la Camorra, Docet Cosentino, e altri personaggi alla Ciarrapico che ve li raccomando e che paghiamo noi con i nostri soldi. Il problema è sempre quello, rimane tale, però il governo non cade. Speriamo bene, infine. A presto.